Okay. Allora, vediamo invece adesso allenare la parte più importante, che è questa. Questa parte qua, io cosa faccio? Mi disinteresso di questa e faccio i controlli unicamente nella parte posteriore. Quindi ormai ho allenato la spalla, basta, mi disinteressa, ancoraggio, allineamento del gomito e solo questa parte qua. Quindi avete visto che è più enfatizzata, è venuta meglio, però ci stiamo allenando. Chi nel calcio, quando uno si deve allenare a fare gli stop, tutti sapete del calcio lo stop, e farà stop tutti i momenti, oltre alla ginnastica preventiva per ottenere dei buoni risultati, comincia a fare quello. Chi deve tirare i rigori, beh, tirerà i rigori. Chi deve tirare le punizioni, si allenerà a tirare le punizioni e così via. Chi deve fare il dribbling si allenerà a fare i dribbling con gli omini e le serpentine. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco. Ci sono delle azioni che vanno ottimizzate da sé. Non ci si allena nel tiro con l'arco a mettere la targa là e a tirare per far centro e avere il feedback solamente bene, freccia nel centro, male, freccia non nel centro. Non funziona così, ma in nessuno sport funziona così, no? Chi deve correre i 100 metri non è che si allena a correre i 100 metri, si allena a correre, per correre bene i 100 metri e farà certe cose. La stessa cosa vale anche per il tiro con l'arco, dico anche per il tiro con l'arco, no? Poi possiamo fare le verifiche di tiro, benissimo, non è un problema. Però dobbiamo costruirlo questo tiro, finché non l'abbiamo costruito non possiamo cercare di capirlo solamente tirando. Vi faccio un altro esempio per farvelo capire. Voglio dire, questo è un assioma importantissimo. Se voi dovete imparare a suonare la chitarra, non è che vi imparate a memoria dove sono le note sulla chitarra e imparate a leggere gli spartiti e poi le mettete insieme. Non funziona, semplicemente non funziona. Bisogna prima creare la destrezza nel fare utilizzare la chitarra. E poi servirà, se a un certo punto, dove sono gli accordi, dove sono le note da pigiare sulla chitarra e leggerle sullo spartito e metterle insieme. Ma solo quelle due cose lì, anche se le so fare perfettamente bene, non funziona. Siamo d'accordo su questo. Non ho tirato in ballo gli scacchi, perché tanti che dicono che sanno giocare a scacchi, ma sanno le regole. Ma giocare a scacchi è tutta un'altra cosa, che prevede una metodologia ben consolidata negli scacchi. Cioè, ad alti livelli poi si crea, possiamo anche essere d'accordo, ma ci sono delle metodologie per quanto riguarda gli scacchi, ben precise. Chiusa parentesi. Cosa facciamo? Sempre dal punto di vista fisico, quindi io sono in questa posizione, preallineamento, ancoraggio, attivazione della back tension, cerco di attivarvi, ho steso la spalla e mi sono concentrato solo sulla back tension, quindi prima sul rilascio, quindi prima ho fatto il rilascio, vedete che le dita come sono tornate nella stessa identica posizione, poi mi concentro un po' di più, sono in ancoraggio, sto facendo fatica, faccio anche allenamento oggi. E ora sento la vertenza, sento e lascio andare. E questo crea consapevolezza e allena. Metà del tempo, poi tirate i palloncini, fate tutto quello che volete. Però metà del vostro tempo, o vostro, dei vostri allievi, dovete impuntarvi che questo avvenga. Se non è così, questo non succede, niente di male. Assolutamente niente di male. Siete nel gioco, nel divertimento, dove i punti non importano. Oppure siete un uomo giorotto, dove farete l'ora esatta solo due volte al giorno, ma chissà quale giorno, chissà quale ora, non si sa. E niente di male, perché l'arco è il più bel gioco del mondo.
camminare nei boschi a respirare l'aria buona e a fare ginnastica e cercare le frecce se si perdono, pazienza, e se si fa centro bene, se non si fa centro, pazienza ancora, è la cosa più bella del mondo. Se però voi saltate dall'altra parte, e siete panati, perché entrate nello sport, e lo sport è terribile perché vi farà pagare il conto. Se voi volete fare i punti, non lo potete fare per divertimento, lo dovete solo fare con grande sacrificio, perché sapete bene che la performance è un iceberg, fuori si vede solo la punta. Chi ha successo si è fatto un sangue, sudore e lacrime. Poi, quando vince, ha ottenuto i risultati. Non ci sono altri metodi, o di qua o di là. O se no, fate come quelli che dicono: non ho tempo per allenarmi, se no. Poi, una volta ottenuto questo sistema, mettiamo poi tutti insieme, ovviamente, no? Quindi, destra, sinistra, stereo, come si usa dire in gergo tecnico. Quindi va costruito molto bene la mano dell'arco, va costruito molto bene la mano della corda, il rilascio e la struttura dorsale. Apro una parentesi sul dorsale che ce lo siamo fatti sfuggire. Possiamo, anche quando non siamo in palestra, impegnarci un quarto d'ora a casa. Chi non ha un quarto d'ora a casa per fare qualche esercizio, un quarto d'ora, Tu non conosci mia moglie. vi potete chiudere nel gabinetto, chi non può chiamare, cavolo, un quarto d'ora dalla tua rete, nessuno vi rompe i coglioni. Se proprio vi rompono i cosiddetti, potete chiudervi nella e con gli elastici andare a cercare. A cercarla, concentratevi solo qua, né sul rilascio né niente, vi concentrate solo a muovere sta scapola, perché se muove la scapola vuol dire che si sono disabilitati i muscoli agonisti e si sono rilassati, quindi io mi devo concentrare. È sbagliato metterlo sulla punta del gomito per trovare questa sensazione oppure. Senti, sì, c'è il formaster, ci sono tutte queste cose. No, ma anche solo con le labbra. Allora, chiesto se era sbagliato. Allora, sì, tutto serve, ma sulla carta, non glielo fai fare a nessuno, non l'ho fatto io. È bello, sì, lo provi una volta. Non lo farai mai più. Allora, parliamo di cose reali. Il formaster è bellissimo, va benissimo perché lo aggancia la corda, non senti le dita, usi solo la schiena. Ma chi la dopo? Cioè, va, non sapete neanche che esiste, non la dopo a nessuno, non sapete neanche che c'è, ed è lo strumento più importante per cominciare. Non è sbagliato. Non è sbagliato, certo non è sbagliato, però non viene utilizzato. L'elastico cosa c'ha dal punto di vista psichico? Che è una cosa che la senti molto di più, è molto più facile, lo prendi, adesso non forte come questo, magari un pochino più debole, lo prendi e ti metti in ancoraggio e senti la schiena, sento la schiena, sento la schiena, sento la schiena, sento la schiena. Ok. Vado in ancoraggio. Sento la schiena, sento la schiena, sento la schiena, sento la schiena, sento la schiena. Se la mano è rimasta qua, ho fatto bene e ho 5 libri. Sento la schiena, sento la schiena, sento la schiena. Quanto è passato? 43 secondi. Allora, non mi dite che non vi potete chiudere in bagno per 43 No, lo secondi posso fare e fare anche 4 nell'ingresso. rilasci. Perché se voi, io vi assicuro che se voi fate 4 rilasci al giorno, migliorate da così a così. E certo che. Però la voglia la deve avere la voglia. In bagno. Così. Poi da fuori qualcuno si chiede cosa comincia a dire cosa stai facendo che c'è da. Mi devi aiutare a fare quello. È logico.
Dopo mi compro le cartine della porta. Quindi l'elastico è anche importante, poi io comunque ve le mando gli esercizi perché sono scritti, è molto importante proprio perché deve costruire questa sensazione, no? Che poi io la devo poi portare, la dovrò portare qua, sotto carico più importante, però come la mia autoefficacia, cioè la consapevolezza che so fare bene una cosa, la devo costruire, io la devo costruire. Allora, se io devo camminare su questa striscia, non so, è larga così, è larga 30 cm, vado dritto? Posso farlo avanti indietro, posso farlo anche ad occhi chiusi. Ok? Quante probabilità ci sono che io per sbaglio vada un metro più in là? Zero. Non ci sono le probabilità, sicuro, sono zero. Che probabilità ci sono? Sempre, ovviamente non c'è un vento che soffia a 100 km. Che vado anche all'indietro. Quante probabilità ci sono che io cada, che vada da una parte? Non, le probabilità sono zero. Allora, so, spiegatemi una ripresa su un cornicione, poi te lo dico. Esatto, dove voglio arrivare? E mettiamo che ci siano 10 metri da una parte, non dico mille, basta 10. 10 metri da una parte e 10 metri dall'altra. Ecco che tutto cambia. Perché non ho consapevolezza, ok? Però, se io comincio con un metro, dove non mi faccio niente, poi 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m, ogni giorno aumento di 10 centimetri, guardate che funziona così, funziona così. Chi arrampica in montagna così fa, non è che fa diverso. La mia consapevolezza, l'autoefficacia, aumenta di conseguenza e io arriverò tranquillamente ad avere 1000 metri, 2000 metri da una parte, 2000 metri dall'altra, se non ci sono agenti esterni che mi possono sbalunzolare, che non mi importerà perché io ho la mia consapevolezza estrema e ho innescato l'autoefficacia che è impossibile, io so che è impossibile cadere nel baratro. Perché c'erano zero probabilità prima e anche adesso uguali. Quindi funziona così per tutto, compreso il tiro con l'arco. Quindi l'autoefficacia, vedremo, ne riparleremo, si alimenta. Quindi poi parliamo di portare quello che ho fatto con l'elastico, portarlo su tutti e due. Quindi farò anche un esercizio nel quale ancoraggio, allineamento e tiro. A questo punto io direi di parlare cosa avviene dall'ancoraggio in avanti fisicamente, perché psichicamente abbiamo detto ne parliamo un attimo. Fisicamente è opportuno, quindi le performance aumentano se non faccio niente, se no non devo fare niente. Quindi quando io sono qua, avete visto anche nel tiro, quando effettivamente c'è lo stress del tiro, quindi so benissimo che quella freccia è decisiva, so benissimo che sono consapevole che quella freccia è decisiva e non posso sbagliare, perché se sbaglio butto via tutto, eccetera 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 eccetera, perché ho l'autoefficacia, non è un assioma, pure io al momento buono la freccia l'ho sbagliata quando non dovevo sbagliare, sarebbe troppo bello dire di no.
però tante volte invece andava molto bene. Quindi quando io sono in questa posizione cerco l'equilibrio dinamico e poi la freccia parte. Non ho né incrementato la spinta né incrementato questa. Chi è dal di fuori devi essere una statua immobile, non si deve vedere niente, non si deve percepire niente, non si deve percepire niente. L'istruttore, l'allenatore non si deve accorgere di niente. Se non si accorge di niente vuol dire che va tutto bene. Cosa è successo effettivamente? Quando io sono in ancoraggio, perché la domanda che mi avresti dovuto fare, Adriano, qua ti punisco. Mi hanno detto di stare zitto oggi, va bene. È quella, va. Questa espansione, cioè, è l'espansione, mi hanno sempre detto che c'è un'espansione. L'espansione sui piani, no? Dico sbagliato? L'espansione sui piani è importante, no? Quindi questa espansione sui piani, l'espansione sui piani non è fisica, cioè non c'è un'espansione, siamo già in equilibrio dinamico, siamo già espansi sul piano, ecco dove c'è il più problema. Sono già in espansione, quando io sono in ancoraggio qua, sono già in espansione sui piani, ricerco gli allenamenti, sono già in espansione sui piani, l'espansione deve essere virtuale, solamente psichica. Ecco che mi si deve formare un'immagine di espansione. Quindi mi si forma l'immagine di espansione, quindi che è quella che consolida l'allineamento, poi mi si forma all'ultimo momento il follow through perfetto e la freccia parte. Tutta sta roba per tirare una freccia, non so, ti rendi conto? Due secondi, non ci vogliono di più, però siccome a livello subconscio questo si attiva. Come lo attivo? Con l'allenamento alla paglia. Quindi sono andato un po' troppo avanti. Seconda fase. La prima fase abbiamo vista, era quella fisica, no? Che io aumento la mia destrezza, la mia consapevolezza sui gesti tecnici. Ora devo aumentare la mia consapevolezza e la mia destrezza sui contenuti mentali. Quindi lascio in completamento, in completo automatismo, tutti gli elementi che ho lasciato in destrezza e inserisco le visualizzazioni positive di anticipazione del gesto, che sono, dove lo inserisco questa anticipazione del gesto che dura meno di un secondo? Io la inserisco qua, quando alzo sulla testa, in questo momento ho una forte determinazione perché ho mi si alimenta l'autoefficacia, quindi ho quel tiro, boom, tac. Poi faccio il mio string, vado in ancoraggio, faccio tutte le cose in completo, senza pensare, in completo automatismo, espansione virtuale, immagino il foto e la freccia parte. Ovviamente quando c'è il bersaglio non è facile fare questo, questo bel gesto, questo bel, è molto più difficile. Però abbiamo costruito, abbiamo messo qualcosa in cantiere, perché l'alternativa qual è? L'alternativa è quella di tirare questo al bersaglio, andare lì, piazzare il bersaglio là e tirare tutto, fare mirini. Io vedo solo, fanno i mirini, provano le distanze, fanno mirini, provano le distanze, fate mirini, provate le distanze, fate i mirini, provate le distanze, vediamo a 50 metri, vediamo a 10 metri,
parleremo quando parleremo della messa a punto, ne possiamo parlare domani. È vero che è così? Come ti alleni te, Alessandro? Faccio della paglia a casa, ma in palestra mi sono giusto a e poi pattona tutti gli olimpici che ci sono. No, no, è ottimo, è bravo perché ha, no, una buona destrezza, ha un buon tiro. Poi quando tira, io l'ho già notato, vedi che vedo tante cose, quando tira è molto sul pezzo, è molto molto sul pezzo, è molto sul pezzo, è molto, non si lascia, è difficile scoraggiare, proprio molto sul pezzo. Io le vedo tutte queste cose, che quello è troppo importante. Io avrei una domanda, certo. In tutto quello che hai detto fino adesso, il mantenimento, quella sono d'accordo, se ti dico Ovi Daniele, che va in ancoraggio, perde un pollice, poi ti fa dei 5,40, rotto di collo, va fuori nell'underfield, non ci prenderà mai, ti passa il 3,20, che, cosa mi dici? Ha trovato il suo sistema? Ha trovato il suo sistema, però un po' plafonato, capisci? Cioè, non bisogna mettere limiti con una tecnica che è limitativa. Io non posso fare altro che insegnare una tecnica aperta, che se c'è il grande campione, esploderà, farai 5,60, farai 5,70, capisci qual è il problema? No, no, io bisogna trovare una tecnica tale che ti permetta di fare 5,60. È inspiegabile vedere gente che fa dei punti di... La tecnica deve prevedere il 5,60 in. No, però se lo fa sempre in modo continuo, e quello diventa la sua tecnica, da errore diventa poi parte del successo. L'importante è che sia ripetitivo sempre così, avrà una padronanza tale che non lo sente. Sì, non... Sì, adesso Daniele non me lo ricordo proprio bene, 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 però anche questa affermazione non è del tutto vera, no? Perché poi alla fine non si può andare contro le leggi della fisica, perché ci sono cose che pur personalizzate sono troppo variabili. Quindi l'importante, ripeto, è che raggiunga un equilibrio dinamico, è il fondamentale più importante. Se io sono in equilibrio dinamico, poi posso fare qualcosa di errato dal punto di vista... dei grandi libri. Poi il problema grosso dell'arco nudo, il 90% fa il mollo con l'arco, cioè vanno in ancoraggio come entrano in mira mentre si chiudono, lo mollo difficilmente come lui, Alessandro, lui va, o Braglia, che vanno in ancoraggio, mantengono. Sì, ma vedi, è molto facile però fare questo mantenimento, è molto facile perdere le catene cinetiche in equilibrio. È logico che, perché nel lombò e nell'arco istintivo viene bene fare questo movimento, perché c'è molta dinamicità. Nella dinamicità non c'è bisogno di fare attenzione alle catene cinetiche, perché io sono in questo movimento, allora sì che in questo movimento, se io lo faccio, ho la voglia di mettermi a farlo tante volte, o sono già un altro fenomeno, oppure devo veramente allenarmi molto. Però non è sbagliato questo tiro, è un tiro che effettivamente può, anche nonostante errori grossolani, nella sua dinamicità ha un senso. Il problema del lombò e dell'arco istintivo, come viene utilizzato frequentemente, quindi con questo tiro molto fluido, cosiddetto istintivo, è che non è preciso, non c'ha precisione, è impossibile. Può essere dato il fatto che oltre che uno è diverso, a livello di costruzioni, in misure dimensionate proprio a livello di testa, cioè che ognuno di noi ragiona in un suo modo, quindi è chiaro che anche l'istruttore, dal momento che quando insegna l'arciere, deve sempre tenere quel margine per considerare che l'arciere che apprende può ragionare anche in modo diverso come ragiona lui, quindi potrebbe costruire anche il tiro in maniera diversa. Certo, assolutamente sì. Però ricordati, quello che dice è giusto, anzi, è molto importante. Può dare per scontato che ognuno ragioni, cioè come siamo tutti diversi fisicamente, siamo anche diversi mentalmente, quindi ognuno può arrivare al risultato ragionando in maniera diversa. Sì, assolutamente sì. Ecco dove c'entra anche la costruzione personale, in questi casi qua è basilare. Però ricordiamoci sempre che non si può andare contro le leggi della fisica, è molto raro che si possa andare, e che bisogna dare spazio alle personalizzazioni, ma in modo limitato. Questo lo dico per gli istruttori. Scusa, hai citato istintivo e rombo. Io frequento quegli ambienti e il tiro istintivo, come l'hai descritto tu, sta finendo. Io
sto vedendo che escono persone che tirano con l'arco istintivo in modo molto poco istintivo. No, domani o stasera, se abbiamo tempo, parleremo dell'arco istintivo sportivo facilitato e anche dell'arco istintivo cosiddetto puro. Ma ricordiamoci sempre una cosa: dove nasce, apriamo una parentesi FIAC, perché io reputo che sia comunque molto importante. Se il tiro istintivo ha le basi nella simulazione venatoria, così anche per cultura vostra, no? E vi può capitare qualche arciere di questo tipo, perché c'è un qui pro quo. Questo è un dato di fatto inoppugnabile. Se l'arco istintivo, sia esso ricurvo o rondò, nasce dal bisogno o dal fare simulazione venatoria, sappiate che quando si va a caccia con l'arco, in 8 ore di caccia si tirano 4 frecce. Forse. Allora, sappiate che di quelle 4 frecce io l'animale lo devo uccidere, non gli devo piantare una freccia nel culo con le rame, lo devo ammazzare, lo devo uccidere, prenderlo al cuore. Se no, insalata anche stasera. No, perché quella è l'etica della caccia, se no non devo andare a caccia. Allora, se io voglio fare simulazione venatoria, devo far sì, perché dove voglio arrivare? Voglio arrivare che se voglio fare simulazione venatoria con l'ombò, col ricurvo, io devo mettere in atto una metodologia che mi permetta di fare centro 4 su 4 in 8 ore, vuol dire 100 su 100 in un'ora. Non c'è dubbio su questo, è la statistica. Quindi non è vero che il tiro istintivo fluido così, quella è ginnastica. Io devo mettere in atto c'è una metodologia che mi permetta di essere bravo anche con l'ombò e l'arco istintivo. Perché sennò siamo da quell'altra parte della barricata. Degnissima, ripeto, ultra degna, forse ancora di più di essere un agonista. Però se io voglio ottenere dei risultati ci devo mettere un metodo attaccato, devo avere un metodo per poter, ma io non parlo di mira, perché vedremo, che ne parleremo adesso, che nessuno mira, la mira non esiste, la mira non esiste, esiste solo la mira istintiva, ok? Quindi tutti quelli che mi guardavano storto sul fatto del ricurvo del lombò, non bisogna mirare, nessuno deve mirare, ok? Nessuno deve mirare e ve lo dimostrerò. Quindi anche con ricurvo e con lombò ci sono metodologie per poter fare centro e fare bene, perché sono le metodologie che sono quelle di allenamento classico. E poi le mani sono quelle.